18 anni che il Padova non vince a Sesto San Giovanni. Sì, ho letto stamattina purtroppo, e quindi speriamo di poter vincere domani. Vogliamo vincere per rimanere in testa. Sappiamo che è un'altra partita sporca, perché incontriamo una squadra che l'anno scorso ha fatto molto bene e quest'anno comunque vengono da prestazione positiva, non è arrivato il risultato, quindi solite partite difficili, ma noi vogliamo comunque vincere. Le ha delle statistiche, però insomma è indicativo questo dato del fatto che è un campo difficile, un campo duro, più difficile strappare i tre punti per chiunque. Anche l'anno scorso ci raccontava giustamente l'altro giorno Capelli, abbiamo fermato tante grandi. Sì, ma questo è normale, come sta succedendo, ma succede sempre. Quando incontri il Padova o altre squadre blasonate, gli avversari mettono sempre qualcosa in più, fanno la partita della vita calcisticamente. Questo noi lo sappiamo e noi dobbiamo metterci a livello di cattiveria, di determinazione, di concentrazione come fanno queste squadre, e poi viene fuori le nostre qualità tecniche. Quindi è fondamentale però mettere queste qualità, quella dell'aggressività, dell'intensità, di lottare su ogni pallone, e dopo le nostre qualità possono poi decidere partite. Abbiamo avuto la notizia dell'infermeria che Liguori starà fermo almeno 20 giorni, Radrezza è rientrato in gruppo, e insomma aspettiamo anche per Rota e Cretella. Sì, speriamo di recuperare il più presto possibile, anche se Cretella e Perrotta ormai sono un bel po' che sono fuori. Dispiace per Liguori, ma non sembra una cosa grave, speriamo che un paio di settimane possa rientrare, però gli altri attaccanti comunque stanno bene, sia Palombi, sia Bortolussi, sia Russini, e anche De Marchi questa settimana ho visto più brillante rispetto alla scorsa settimana. Ecco, quindi lì davanti possiamo aspettarci una novità, oppure come ci ha insegnato fino ad oggi, magari continuità nelle scelte? Sì, no, lo sapete, a me piace poi dare continuità, qualche dubbio ce l'ho sempre, ma preferisco dare continuità, visto che la squadra comunque sta facendo bene. Noi abbiamo pareggiato una partita con la Pro Padova dove, analizzandola, abbiamo fatto tutto noi, quindi una partita che potevamo farla nostra. Peccato, ma dobbiamo eliminare questi errori che abbiamo commesso, soprattutto nel finale. Le partite vanno chiuse, le partite poi bisogna anche saper soffrire, dobbiamo imparare a fare anche questo. In qualche occasione, in qualche altra partita l'abbiamo fatto, nell'ultima no, e poi dobbiamo essere bravi a indirizzare diciamo le situazioni che poi si verificano in campo. Alle nostre spalle abbiamo... No, volevo chiedere invece, se manca centrocampo, pensi di continuare così oppure di modificare qualcosa negli interpreti? No, stanno facendo bene, anche se in settimana ho visto anche, non so, Dezzi, Bianchi, stanno crescendo di condizione, anche loro hanno voglia di dare il proprio contributo, l'hanno fatto a gara in corsa, però ripeto, voglio dare continuità per quello che ha fatto vedere i ragazzi fino adesso, sta facendo bene. Ripeto, noi abbiamo pareggiato una partita per errori nostri, non tanto perché gli avversari ci hanno messo in difficoltà. Immagino tu abbia rivisto la partita con la Pro Padova questa settimana. Che impressione hai avuto poi a freddo, magari anche del primo tempo in cui il Padova ha sempre tenuto in mano il gioco? No, l'impressione è che non eravamo intensi come le altre partite, ma credo anche per un discorso tattico degli avversari, erano tutti lì chiusi, era difficile trovare spazio, era difficile trovare profondità. Poi ripeto, una partita che l'avevamo sbloccata, perché queste partite qui poi le puoi sbloccare su un pallone attivo, su un tiro da fuori o un'azione individuale
di uno dei ragazzi. L'abbiamo compromessa a 10 minuti dalla fine, che da soli, perché l'errore è stato iniziale, poi dopo è nato calcio d'angolo, abbiamo subito poi il rigore, lì siamo stati sfortunati, però ho notato questo, ecco, vedendo la partita. Ma al di là dei meriti della Pro Patria, che si è difesa con ordine, abbiamo fatto tutto noi. C'è fiducia comunque di vedere Liguori per Vicenza? Sì, io penso di sì. L'obiettivo è quello. Non mi sembra una cosa grave da quello che ha detto lo staff medico. Quindi adesso deve cercare di recuperare queste 2 settimane. Anche perché la sensazione è che lì davanti Liguori comunque sì, gioca attaccante, però è anche un attaccante tra virgolette atipico, no? Perché ti salta l'uomo, è sempre imprevedibile nei suoi movimenti, quindi cioè scompiglia, spariglia un po' anche le carte nella difesa avversaria, mentre giocando con 2 punte vere magari ora hanno 2 riferimenti, punti di riferimento più precisi, difensori. Liguori invece magari ti può creare quelli. Sì, ha caratteristiche diverse, è normale, ha caratteristiche diverse. Cioè, questa è la lui... sensazione che ha avuto anche io, sì, con la Pro Patria, sì, no? Sì, che sì, magari no. Eravate un po' bloccati anche perché ti mancava chi magari. No, lui viene incontro, si sposta, Liguori si sposta sulla fascia, quindi è sempre in movimento, apre il gioco, ha caratteristiche diverse rispetto agli altri, un po' questo lo fa anche Russini con altre caratteristiche, mentre gli altri, tra Palombi, Bortolussi e De Marchi, hanno caratteristiche più da punta, ecco. Però la scorsa settimana mi hai fatto una domanda, no? Potevamo giocare anche a 3 punte, visto la condizione di Palombi, e quindi Palombi sta bene. Il problema era che abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi, a trovare la profondità nell'uno contro uno, sfruttare magari anche i cross. Quando trovi queste squadre qui non è facile. Le cose sono quelle che ho detto prima. Puoi andare su un calcio da fermo e sbloccare la partita, calciando da fuori, che questo è un aspetto che dobbiamo migliorare con squadre che si chiudono così. E se no un'azione individuale, che, ecco, magari Liguori o Russini, che hanno queste caratteristiche qui, potevano, cioè Russini ci ha provato, infatti l'ho fatto entrare per quel motivo lì, e possono poi, diciamo, far saltare il banco. Ma noi c'eravamo riusciti, il problema è che dopo ce lo siamo complicati da solo. Perché abbiamo fatto un paio di uscite che si potevano benissimo evitare e gestire meglio, esatto. E invece l'ultima cosa, venendo proprio all'avversario di domani, perché tolto Capelli che quest'anno gioca da noi, quindi rispetto all'anno scorso con meno uno gioca da noi. No, per dirti, che squadra, quanto è cambiato rispetto all'anno scorso la Pro Sesto, e se ti aspetti una partita, cioè una squadra chiusa anche con loro? Cioè ti aspetti una squadra che ti aspetta per poi ripartire? Oppure che se la sì, io mi aspetto una squadra che aspetta e ripartono, è una squadra che è più tecnica rispetto a Pro Patria, è una squadra che è cambiato perché già è cambiato l'allenatore, e quindi sono cambiati i principi che avevano un anno fa. Un anno fa sono stati la rivelazione, quest'anno stanno alternando ai risultati, ma le prestazioni comunque sono positive, una squadra comunque tecnica. Però anche domani mi pare di capire, quindi, che sarà, diciamo, bisognerà cercare lo spazio, cercare il varco, scardinare, magari ci vuole pazienza. Ci vuole pazienza, sì, cioè la pazienza, come è capitato con la Pro Patria, abbiamo avuto pazienza, abbiamo trovato il gol, poi dopo bisogna chiuderla oppure saper soffrire. Questa è la mentalità da grande squadra, perché se non la chiudi devi poi a 10 minuti dalla fine, la partita deve finire e devi essere concreto, perché se poi commetti degli errori e tieni in gara gli avversari, rimangono in partita, perché poi alla fine loro sono rimasti in partita, è successo l'episodio favorevole, hanno pareggiato. Noi dobbiamo portare il nostro, diciamo, gli episodi
dalla nostra parte. È questo che dobbiamo migliorare. Però io della squadra sono contento e dobbiamo continuare a far questo. Però se vogliamo stare lassù bisogna limare gli errori e saper gestire le partite nei momenti della gara. Perché dico sempre anche ai ragazzi, non c'è una partita. Ci sono in una gara 95 minuti, ci sono più partite. È nella stessa, perché ti capita che sei superiore in momenti della gara, in momenti c'è grande equilibrio e in momenti che devi saper soffrire. Se sei bravo a soffrire e non subire, quella è una grande dote.